tutte, ben ritrovate. Questo video sarà un aggiornamento sui mascara dell'ultimo periodo che sto utilizzando. Nell'ultimo video che ho fatto, vi avevo, non nell'ultimo video perché ne ho ancora alcuni da caricare, ma ultimamente vi avevo chiesto se era una cosa che vi poteva interessare, un aggiornamento sugli ultimi mascara del periodo che sto utilizzando. In tantissimi mi avete detto di sì e quindi sono qui pronta a esaudire tutte le vostre richieste, nel mio piccolo, ma cercarle di esaudire. Prima di tutto vi volevo far vedere questo fiore che ho, questo sorta tra fiore rosa con le piume, ed è un fermaio che ho preso per l'evento da Accessorize, e mi è piaciuto moltissimo e quindi ve lo volevo mostrare. Non sono riuscita a postare una foto su Instagram o su Facebook perché in quel periodo ero talmente, diciamo, piena di lavoro che volevo farla, però poi quando l'ho comprato l'ho messo direttamente nella borsa per potermi poi vestire lì all'evento, e quindi mi è passato di mente di potervela postare. Spero che vi piaccia, è una cosa un po' forse eccentrica, un po' grande, però secondo me nei capelli rende tutta l'idea, è un qualcosa di carino. Allora, questi sono gli ultimi mascara del periodo, alcuni un po' low cost, altri di aziende anche che tratto al negozio, e ultimamente per dire proprio oggi ho messo questo della linea 17 Blowout, eccolo qui. Questa è una linea che ho preso in Irlanda. È una linea, diciamo, low cost, ed è un mascara estremamente volumizzante, scolpisce e volumizza. Questo è il suo scovolino, adesso ve lo mostro, eccolo qua. È molto nero, pieno, direi, vabbè, diciamo che è anche quasi nuovo, ed è altamente volumizzante. Quello che diciamo mi sta piacendo è che le riempie, adesso non so se si riesce a vedere, comunque eccolo qua, riempie senza creare quelle né palline né mazzettini, diciamo, o quando viene applicato il mascara, che è antiestetico, non è carino da vedere. E poi io vi ricordo sempre di utilizzare lo spazzolino poi per pettinare le vostre ciglia sia prima che dopo aver applicato il mascara. E ricordate sempre che del mascara si fanno 7-8 passate ogni volta che lo andate ad applicare, perché il mascara va costruito, va lavorato. Quindi questo devo dire che diciamo si toglie facilmente rispetto ad altri polimeri di mascara che sono più difficili da togliere, e allo stesso tempo mi dà quell'effetto volumizzante però non eccessivo, quindi si può utilizzare tranquillamente anche tutti i giorni. Sempre in Irlanda ho preso il number 7, eccolo qui, Lash Adapt, l'ho messo anche nel video dei miei preferiti. Queste linee le usa una makeup artist, Lisa Elridge, e anche voi me l'avete fatto notare, poi sono andata a vedere nei suoi tutorial, lei utilizza molto questa azienda. Io l'ho trovata lì perché in Italia è difficile da reperire, però penso che su Amazon oppure eBay qualcosa riusciate a trovarlo. Poi al limite mi informerò e nell'info box vi farò sapere. Questo mascara è un mascara volume, ve lo mostro. A me piacciono molto i mascara che donano riempimento, infoltiscono tantissimo, e la particolarità rispetto all'altro è che è uno scovolino un po' più sottile. E mi piace perché è un nero, però non di quei neri profondi, molto scuri. Quindi anche da mattina questi mascara, questi due che vi ho mostrato, mi piacciono molto. Non che da sera non li utilizzerei, però sicuramente devono essere accompagnati da qualche altro mascara prima, al limite qualcuno che le separa e le allunga. Io generalmente non li utilizzo mai da soli, sempre accompagnati ovviamente dal primer e da un'altra tipologia di mascara, più che altro che le separa e le allunga per poi infoltirle. Ma quando vado velocemente con il mio make up, sicuramente questi li utilizzo da soli, vado sempre a costruirli, e poi anche quest'altro si elimina facilmente, quindi la sera non devo stare tanto con lo struccante occhi a strofinare o comunque a toglierlo, perché non ha un pigmento eccessivamente scuro, quindi anche per la ciglia non la va, tra virgolette, a rovinare ulteriormente, perché comunque il mascara è un po' liscio
polimero e ci sono tantissime persone che si struccano con le salviette o comunque non con gli appositi struccanti occhi. Quando il trucco è consistente e si applica più di un mascara, ovviamente la base e lo stesso anche un paio di mascara, io vi consiglio di utilizzare sempre uno struccante apposito per gli occhi, quindi o sia oleoso o sia lozione o sia in crema, però vi consiglierei di utilizzare quello piuttosto che una salvietta struccante. Al massimo, proprio se proprio lo volessimo dire, strucchiamola, utilizziamola per il viso, ma non per gli occhi. Anche perché questo movimento indebolisce le ciglia, è sempre verso, dall'alto verso il basso, in questo modo che è giusto il movimento corretto per poter struccare le ciglia. In più bagnate il demi cap sotto l'acqua tiepida e poi applicateci sullo struccante degli occhi e vedrete che se ne andrà molto più facilmente il mascara, non tanto gli ombretti ma quanto il mascara. L'ho ripreso come seconda volta questo della linea di Pupa Vamp, mascara super volumizzante, volume esagerato. Devo dire che il suo lavoro lo fa molto bene, ha uno scovolino diciamo molto molto fitto e la particolarità è che veramente dona un volume immenso. Però devo dirvi che non solo si asciuga, non dico subito, ma quasi. E in più la particolarità rispetto ad altri è che il suo colore, personalmente, io non lo trovo brillante, ma lo trovo un po' spento. Cioè il pigmento del nero è un po' opaco, non è luminoso. Io non so se anche voi avete fatto caso a questa, diciamo, differenza di mascara. Io è la prima cosa che vado a notare. Prima lo scovolino, quanto è lungo, come è formato, se le fibre sono, sono ai siliconi, se il suo scovolino è piccolo, stretto o lungo, ma subito dopo vado a vedere proprio la colorazione del mascara. Quindi ecco, si vede ad occhio nudo, o forse non so se lo riuscite a vedere, sembra nero ovviamente dal video, però vi posso garantire che, adesso sto aprendo anche l'altro, che è molto più opaco rispetto a questo. Si vede, vedete che questo è lucido e questo è più opaco? E non perché questo sia usato e questo sia meno utilizzato rispetto a questo perché è più nuovo, ma è perché proprio il pigmento, che è un nero un po' più lucido. Ecco, forse per quanto il mascara sia bello, trovo che sia forse per me l'unico, diciamo, difetto che può avere. Però l'ho ripreso già una seconda volta perché comunque a me piace provare anche mascara che non ho io al negozio per poter dire anche la mia, quello che penso. Quindi come mascara devo dire la verità, mi è piaciuto. Non ho provato i colorati, quindi non vi so dire, perché mi avete chiesto di fare una recensione anche sui mascara colorati e prima o poi vi farò anche quella e vi saprò dire. Sto utilizzando moltissimo questo della linea di Yves Saint Laurent Baby Doll e devo dire che mi piace da morire. Ha uno scovolino ai siliconi, eccolo qui, molto sottile, in questo modo vedete fitto e soprattutto è proprio corto il pennellino, cioè non tanto di lunghezza ma quanto proprio di spessore di setole. Questo mascara allunga tantissimo le ciglia ed è uscita nella collezione di quest'estate Baby Doll, che ha lanciato praticamente dei rossetti, degli smalti e i mascara tra cui nero e colorati. Devo dire che io amo quello di sempre di Yves Saint Laurent Fossil, però vi ho detto che mi si sporca un po' nei laterali, nonostante sia un volume smisurato. Questo mi è piaciuto molto perché veramente le allunga e può fare da base, non come primer, ma gli altri mascara volumizzanti di dopo. Difficilmente si strucca, cioè si strucca, però essendo Yves Saint Laurent che ha un pigmento molto scuro per le ciglia, ci vuole un po' più di accortezza nello struccare e trovo che comunque come il Fossil dopo un po' si asciuga. E questo per quanto costa comunque 35-36 euro, devo dire la verità, dopo un po' asciugandosi si deve veramente poi togliere. Ed è l'unica forse cosa negativa, perché si asciuga rapidissimamente. Questo io lo devo dire, come i pro devo dire anche i contro di un prodotto. Meraviglioso, però comunque tende ad asciugarsi e quindi il mascara perde proprio di intensità quando lo andate a mettere. Sto utilizzando questo della linea di Giorgio Armani Eyes to Kill,
Eccolo qui. Devo dire che il suo scovolino all'inizio, quando l'ho visto, mi ha entusiasmato. E, diciamo, non è eccessivamente grande. Aspettate che diciamo, la telecamera sta cercando di mettere a fuoco. Eccolo qua. Non è eccessivamente grande e devo dire che questo mi ha un po' delusa perché lo devo sempre accompagnare ad un altro mascara, o prima di un mascara volumizzante o dopo ovviamente un mascara che le separa e le allunga, ma mi aspettavo molto di più da questo mascara. Diciamo che la pubblicità è un po' ingannevole, questo proprio ciglia, effetto infinito, effetto super riempitivo, super volumizzante, sicuramente è sempre tutto marketing, però avevo voglia di provarlo, devo dire che quando mi finirà, ecco, questo personalmente non lo ricomprerei perché non mi è piaciuto molto, o almeno su di me, per l'effetto che io desideravo avere da questo mascara, non mi ha soddisfatto pienamente. In più, mascara del periodo, sto utilizzando questo della linea di Dior Show Blackout, e la particolarità è che questo ultimamente anche mi si sta asciugando e non da tanto lo sto utilizzando. È un nero veramente intensissimo, molto molto lucido, è uno degli scovolini più grandi in assoluto. Devo dire che avendo questo, diciamo, questo scovolino con le setole larghe, personalmente più che volumizzante me le riempie, ma me le separa e me le allunga. Personalmente non trovo che abbia di questo effetto pieno di riempimento, però è un mascara molto molto bello, va lavorato. La particolarità è che comunque vanno fatte 6-7 passate e la particolarità è proprio questo nero molto lucido, molto brillante. Anche questo devo dire personalmente, questo è capitato a me, ma non è detto che debba capitare a voi, trovo che si asciughi facilmente e si vede subito che ovviamente a furia di aprirlo e chiuderlo, il mascara tende ad asciugarsi. Quindi me lo fanno i mascara quando veramente sta finendo e non quando personalmente trovo che all'interno è ancora pieno di mascara, quindi pieno di prodotto, ma quando lo vado a girare sento che fa un po' di, diciamo, di pressione nell'aprirsi e quindi inizio a capire che si sta asciugando. Ricordate che il mascara lo vedete non tanto quando lo provate in questo modo, ma quando ci poggiate la punta sopra. Quindi vedete che questo è veramente molto pieno. In questo modo va provato il mascara. Il colore invece lo vedete sia dalla punta che ovviamente se passate lo scovolino in questo modo sul dorso della mano. Bene, questo sono tutti i mascara del mio ultimo periodo. Sono curiosa di sapere quali sono i vostri che state utilizzando. Mi avete dato nel video precedente, che poi vi metterò il link, tantissimi, diciamo, dei vostri consigli. Alcuni mascara li ho segnati ma ancora non li ho presi, quindi non vi so dire la mia. Questi, ripeto, erano quelli che ultimamente sto un po' giostrando, sto un po' provando per vedere quello che mi piace di più, quando vado a truccare quale utilizzo, sul mio occhio quale mi piace di più. Quindi aspetto di sapere quali sono i vostri che state utilizzando e come sempre quali mi consigliate. Io spero di avervi tenuto come sempre compagnia, spero che il video vi sia piaciuto. Sto cercando di quanto più è possibile di esaudire le vostre richieste, mi fa sempre piacere quando me le fate e se questo video vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Io vi do come sempre appuntamento al mio prossimo video. Ciao ragazze!